Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video di spacchettamenti con gli R0. Benissimo, quando pubblicheremo questo video dovrebbe essere quasi finito il nostro giveaway per i 450. In realtà siamo già a 470, tanti iscritti per il nostro giveaway delle 6 CHR di Battle Region. Esatto, che sorteggeremo facendo una live settimana prossima. Quindi, detto questo, le togliamo. Avete ancora tempo per commentare il video apposito, iscrivervi al canale e partecipare con noi alla chat sul canale Telegram se volete. Prima di iniziare abbiamo Incandescent Arcana. Hai visto? S11A. Chi c'è come protagonista? Vulpix di Alola. Sì, Serperior, Vulpix di Alola. Reshiram bianco. Sì, e ogni volta la nostra amica che c'è, mi scordo sempre la sua evoluzione. Però questo set è particolare perché Vulpix è il primo Pokémon che compare nelle V-Star in forma base. Vulpix di Alola, perché non ci sono altre forme base. Ma prima di iniziare a sbustare abbiamo poche poste. Beh, Mewtwo però non si evolve, ma è un Pokémon leggendario. I leggendari non è che hanno la forma base. Guarda cos'è arrivato. Dreadnought VMAX di Futuri Campioni. E con questo abbiamo completato il set. Era l'ultimissima carta che ci mancava. Abbiamo trovato finalmente un prezzo umano e l'ho presa. Poi abbiamo due bellissimi Pokémon, guarda. Venusaur X di generazioni e poi evoluzione generazioni. Charizard X, festeggiamo queste due X dell'ultimo set, credo X, prima del ritorno delle X, perché con l'anno nuovo e la nona generazione dovrebbero tornare le X. Poi abbiamo una carta che ci mancava di Lost Abyss, ovvero Berserker di Gala, benissimo. E poi c'è sempre lui, però in versione Special Art, una delle carte più belle, devo dire che non a tantissimi piace. Secondo me è una delle carte più belle del set di Lost Abyss. È la Special Art veramente notevole, con questa sleeve giapponese ovviamente pazzesca. La carta è veramente eccezionale, andiamo a vedere nel dettaglio. Ops, potevano metterci un po' più di sleeve? No, questo sono io che ho messo 200 sleeve ovviamente per proteggere le carte. Centratissima, bellissima, nessun difetto. Un Berserker che se la ghigna con tanti denari, perché sono veri gridi, sono molto avidi. Detto questo, rimettiamo la top order. Se la spari il corpo ritorna indietro. Se gli spari addosso, se la spari. La spari significa che la metti dentro un cannone. Se gli spari. Esatto, vabbè. Vabbè, oggi siamo tutti due sgrammaticati. Che dici che gli spari? Non parlate con... ma quello non l'ho detto nemmeno in diretta io. E poi non era un essere sgrammaticati. Il mio Precisetti. Ma al limite era una imperfezione tecnica. Comunque... Sbustamento, speriamo di trovare la speciale di Serperior, che è molto bella. Iniziamo lo sbustamento, questi dovrebbero essere 20 bustine, quindi faremo le solite 5. Vediamo un po' cosa succede, sperando di non trovare la speciale a prima bustina come è già successo. 1, 2, 3, 4, 5. Via. Ok, le CHR sono meravigliose. Quante carte saranno in bustina? Ah, dovrebbero essere 5, non mi ricordo più, ne ho preso una in più come al solito. 3, 4, 5, vabbè. Quindi questa la puccio qua per la prossima volta. Iniziamo. Ci sono 6 CHR bellissime, 2 CSR. E... CHR sono veramente, veramente notevoli. Per cui c'è uno Smeargle che vediamo come il. Molto bello. E vediamo come può. Se c'è da fare trick, mi sa di Yamma. Non è. Yamma, sì? Sì. Executor, che bella artwork, wow. Una candela profumata, giusto per andare avanti. Executor di Alola, giusto? Questa è Alola. Exeggudar. Esatto. E la Holo, è la penultima, quindi direi che... Mewtwo, benissimo. E quindi è l'ultima da togliere. Ah, invece no, perché è una...
è una holo con le Pokéball, è una reversa con le Pokéball, molto bella questo Love Disc. Quindi come prima carta questo bellissimo holo di Mewtwo, benissimo. Quindi prima bustina, dovrebbe esserci sempre una reverse, perché è un set speciale, vedi che ha la forma cubica. Mm-hmm. Quindi è un set speciale, ho aperto la bustina che non doveva aprire, vabbè. Non sto bene, vabbè, scusate. Iniziamo ad aprire da qua, togliamo questa qui, loop disc. Allora, questa la mettiamo davanti e via. Quindi, la nostra reverse è, come si chiamava questo? Si chiamava Panyard. Poi abbiamo un... Klingklang. Petilil. Petilil, giusto. Arcanine. Oh, una V, la seconda bustina, molto bene, una V di tipo erba, quindi dovrebbe essere un Serperior, vediamo se è azzeccato. Esatto, Serperior. E c'è ancora un'altra carta. Ma che pack è questo? Ma cos'è? God pack. Una V, una holo, una V. È uno pseudo god pack, è una erba, vuoi vedere che è vista, è Serperior vistare? Ma cos'è? Questa bustina è favolosa, ma che bomba! Ma che bomba, una V, una vista. Cioè, io stavo per dire solo con i set giapponesi puoi, una meraviglia tale. Vabbè, già mi sono commosso. Quanto è bello sbustare giapponese, che ne diate voi fan dell'italiano, ragazzi, giapponese è tutt'altra cosa. Detto questo, andiamo avanti, terza bustina, giusto? Sì. Quindi, allora, non tocchiamo niente, così vediamo un po' che succede. Chattatot, sì. Klingklang. C'è doppione, loop disc di nuovo, again, sì, era diverso. Questa si chiama la versione che tra parentesi è una carta che in Giappone Serena, che è una carta che in Giappone vale tantissimo, la versione Full Art Entai Holo. E per finire abbiamo il nostro Executor Reverse, bene, già due, un'altra Holo, quindi direi che c'è Holo e Holo garantita. Andiamo magari a metterle tutte qua, così quindi abbiamo Holo. Via, tac, 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 e via. Queste sono le nostre normali. Vediamo un po'. Ultime due bustine per questa prima sbustata. Mi sta piacendo un sacco questo set. Mi sta veramente piacendo un sacco. Anche perché Serperior e Serperior V e VMAX sono molto belle. V-Star. E nessuna delle due è in CGI. E si vede perché sono veramente belle. Che vuol dire in CGI? CGI Computer Graphics, quindi non disegnato. Sazzle, sì. L'altra pure è una di quelle più guardate. Fury Sword Girl. Poi abbiamo Gardevoir, che belli artwork. E la Holo, anche in questo parchetto. Zamazenta con la sua bella spadona. E per finire... Scambio Pokémon. Bravissimo, uno scambio di Pokémon con questa olografia reverse, cioè, diciamo. A me quindi sembrava qui, una delle carte della prima edizione. Sì, perché? Sì, non so perché. Togliamo. Ma mi sembrava una di quelle carte della prima edizione. Sai lo scambio? Ah, sì. Il problema è che in questa si vedono le Pokéball, in quella si vedono i Pokémon direttamente. È vero. Allora, per finire questa prima sbustata di Incandescent Arcana, ecco qua, abbiamo Smirgolo protagonista, ma che artwork, non ce n'è uno brutto. Non ce n'è uno brutto, Ralts, pure fatto in questa versione particolarissima. Poi abbiamo... Blue Light, questo sicuramente non è computer grafica. No, questo è il classico so, si riconosce dal tratto. Questa invece, vabbè, questa è computer grafica. E per finire, un'altra holo, vediamo cosa c'è. Calyrex è tipo erba. Calyrex tipo erba, perché senza la sua cavalcatura. E per finire... Calyrex era tipo erba? No, l'hanno fatto qui in questa versione può essere tipo erba, forse perché avrà degli attacchi, ha un attacco di tipo erba, quindi l'hanno fatto base erba. Come... E per finire la holo reverse di questa, oh, un Milotic, mamma mia, ma ragazzi, ma che tipo zero. No, 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 no
non dire cose, che mischiare cose. No, è solo che siccome è l'attacco è base erba, non è di tutti i tipi. Calyrex. E qui Milotic in fondo al mare che si evolve da Feebas. Giusto, benissimo. Con questo bellissimo pool di 4 olo, una V, una V-Star e 5 reverse, Pokéball reverse, dagli R0 e tutto, che vi invitano a iscrivervi, seguirci sul canale, commentare il video per partecipare al giveaway, è tutto. E noi ci vediamo alla prossima. Sì, ciao. Ciao.